Fabio. Adesso devi presentare gli ospiti. Mi viene un po' difficile, è un ospite che conosco molto bene, e anche lui è il motivo per cui sono particolarmente emozionata stasera. Sì. Ha appena pubblicato per Mondadori il libro autobiografico La faccia nascosta della luce. Sì. E stasera torniamo insieme a casa. Daniele Bossari. Ciao, buonasera. Ciao, buonasera. Daniele. Ciao a tutti. Scusa, l'altro ospite chi è? Posso raggiungerlo? Posso raggiungerlo? Sei tu l'altro ospite? Ah, sono io. Daniele Bossari e Filippa Lagerbach. Buonasera. Ciao, amore. Allora. Saluto formale, vedi? Per forza. Wow. Adesso questa cosa, io non ho mai intervistato moglie e marito insieme, è una cosa complicata, ma ci proviamo. Tra moglie e marito? No, mettiamo il libro, noi siamo a posto perché c'è, grazie a Dio c'è il libro, poi rimarrete con noi anche al tavolo più tardi, quindi affronteremo diciamo argomenti più lievi, ma ovviamente sono rimasto, come Filippo può immaginare, molto sorpreso nel sapere, nel leggere di questo libro, perché è uscito il 26 novembre, edito da Mondadori, come Filippo ha detto, ma è, di fatto è una confessione a cuore aperto, che tu dedichi sostanzialmente a tua figlia e anche a vostra figlia, anche a Filippa, e in cui racconti della tua insicurezza, della tua fragilità, di fronte proprio al terrore di non essere all'altezza delle situazioni e di un periodo difficile della tua vita, addirittura drammatico, insomma, di isolamento, di cui io non mi ero accorto, di cui non sapevo nulla, di cui Filippa non ha mai fatto cenno, insomma, quindi voglio dire, uno si rende anche conto poi personalmente della propria disattenzione nei confronti dei sentimenti degli altri, devo dire che insomma questo fa sempre stare poco bene anche le persone vicine. Detto ciò, insomma, sei stato molto coraggioso nel raccontare di questa situazione che ti ha portato a cercare addirittura conforto nell'alcol in modo esasperato, insomma, e che, lo dico in modo ovviamente non moralista, ma insomma è una situazione che fisicamente non ti assomiglia per niente, nel senso che di te uno ha un'immagine sempre assolutamente diversa, no? Sì, in effetti è un processo lungo che, voglio dire, è durato parecchi anni e quindi è stato un lento scivolare, quindi non è una cosa che accade da un giorno all'altro. Parliamo di depressione, parliamo comunque di vivere una parabola ascendente, molto rapida, veloce, da una gioventù insomma brillante, allegra, spensierata, dove io mi aprivo completamente al mondo in totale genuinità e che mi ha permesso di raggiungere vette professionali che sognavo anche da bambino, per cui ho realizzato tutti i miei sogni, pensavo di poter continuare in questo modo. E poi a un certo punto si sono insinuate quelle insicurezze che hai citato prima, con le prime critiche. Era un'epoca diversa, siamo attorno al 2002. Critiche professionali? Sì, fondamentalmente sì. Cioè, ripercorrendo questa storia, mi sono trovato di fronte alla necessità di collocare degli eventi temporali. E uno probabilmente... Se mi posso permettere, insomma, è anche evidente che non può essere così poco giudizio altrui. Certamente. Perché ciascuno di noi che fa questo mestiere è esposto a giudizi positivi, negativi, a critiche anche feroci, anche... Insomma, è chiaro che c'era probabilmente un problema dentro di te, no? Che ti portava a questo. Un'attitudine mentale, come vedi anche adesso in questo momento sono molto agitato, no? C'è quella che io chiamo la sindrome dell'impostore, cioè il non ritenersi mai all'altezza della situazione, anche se invece uno poi no, si merita il posto che ha, il lavoro che esegue, certo, eccetera. Quindi è difficile perché poi queste insicurezze si accumulano e si trasformano poi in una incapacità totale di reagire. Filippa, io immagino che per te non sia stato facile per niente, no? Però hai dato una grandissima prova d'amore e anche di maturità, di responsabilità, no? Sì. E, come ti ho detto pubblicamente... È molto difficile, è stato molto difficile stare accanto a qualcuno che sta male quando non realizzi, lo sai dopo quanto quella persona stesse male, e mi sono sentita anche in colpa per non aver capito forse fino in fondo
perché poi durante questo percorso, durante tutti questi anni, io invece mi sentivo pieno di energia, di gioia, di felicità, e dicevo continuamente a lui, diceva: guarda che io ho la chiave, io so cosa devi fare, come devi fare per raggiungere la felicità che abbiamo comunque insieme. Poi io dopo ho capito che ognuno deve trovare la propria chiave, la propria storia e il proprio percorso. E quindi ci è voluto tantissima pazienza, tantissimo amore, e sono felice di stare qui accanto e poter raccontare questa storia, perché è molto coraggioso da parte io, sua. Io sai, sono sempre nell'imbarazzo di quando si raccontano storie private, come sai, però insomma in questo caso, data l'amicizia che c'è fra noi, e in realtà ti ripeto, l'amicizia, anche se poi io non me ne sono accorto, quindi poi qui continuiamo tutti ad avere sensi di colpa, è una seduta terapeutica questa, ma insomma sì, è vero. Però ho trovato molto interessante e molto utile per chi leggerà il libro, insomma, quel che si evince, cioè che Filippa è stata determinante nel farti sentire una parte di quel noi, nel senso che quando uno dice a un'altra persona, alla persona con cui condivide la vita, noi, nel noi è compreso anche quello in difficoltà, quindi vuol dire che quello in difficoltà c'è, esiste, perché se no non ci sarebbe un noi, ci sarebbe solo un io e un tu, ma se uno dice noi, di fatto ti include, e lei ha sempre parlato alla prima persona plurale. Sì, questo è vero, però nel momento in cui si sta male si fa fatica a decifrare la realtà, certo, in maniera lucida, non ma lo ero. Adesso lo vedi. Però. Adesso sto bene, e sto bene da circa 3 anni, insomma posso dire, no, ho raccontato questo proprio per la capacità analitica che ho in questo momento, però rifiuti l'aiuto degli altri, rifiuti ogni messaggio, cioè rifiuti anche le persone che ti tendono la mano, provano a tirarti su, comunque nello specifico sto parlando di Filippa, degli amici più intimi, familiari più cari, eccetera. Ti metti in una condizione non so come dire, di protezione totale, quindi metti tutti gli aculei, ti vergogni anche di certi atteggiamenti, quindi non vuoi che l'altra persona riconosca questo tuo malessere e ti chiudi ancora di più. Filippa, il fatto che Daniele abbia deciso di raccontare questa storia, insomma, con questi sentimenti e questo disagio e queste difficoltà, insomma, in un libro a tutti, è una cosa che tu giudichi come? Come ho detto prima, coraggioso, perché sono arrivati tantissimi messaggi dopo che lui ha iniziato a raccontarsi, anche a me e anche a lui, chiedendo aiuto, come hai fatto, come hai affrontato le tue difficoltà. E io ho detto, anche se aiuti soltanto una persona che magari si trova nella stessa condizione, una persona che sta a fianco a una persona che si trova in quelle condizioni, hai fatto benissimo. Tu sai bene che io sono privata e lui lo è altrettanto come te, e quindi non abbiamo mai fatto vedere niente, però io sono molto felice che altre persone possano leggere le sue parole e cercare conforto. Senti Daniele, un'ultima domanda ti volevo fare. Il fatto di aver vinto il Grande Fratello, che per me e per molti insomma è una trasmissione televisiva, è un gioco, insomma, è come, certo, è semplicemente un gioco, insomma, è un gioco divertente, ma è un gioco. E invece ti ha aiutato davvero? Sì, beh, quell'esperienza proprio per me è stata una svolta totale, e sono partito con l'intenzione, sì, certo, di riacquisire un po' di popolarità, eccetera, questo è un beneficio, però principalmente... Anche l'affetto, scusa, non ti interrompo, no? Anche l'affetto del pubblico ti avrà dato grande fiducia in te. Sì, beh, non prima di andare nella casa, non prima di inserirmi in quell'ambiente. Il durante e il dopo. Il durante io non lo potevo sapere, perché noi lì non sappiamo, non conosciamo la condizione esterna. Fammi illudere che non sia così, perché a me mi dà ansia questa cosa. Vabbè, no, veramente siamo isolati. Mi spiace tanto. Tre mesi sono stato chiuso là dentro, una volta uscito sono stato inondato veramente dalla gente. Quindi hai capito, insomma, che questa cosa... Il percorso veramente è stato... L'idea del libro è nata lì. È nata proprio all'interno della casa, con una linea della vita, un'analisi che avevo fatto insieme a uno psicologo, perché i concorrenti vengono presi uno alla volta, messi in questa stanza di fronte a un foglio bianco che devono riempire tracciando il grafico della propria esistenza. Per la prima volta ho avuto questa prospettiva nel mio passato e ho capito il senso. Poi Daniele ha anche un sacco di risorse, insomma, lo sapete, perché lui fa cose stranissime, poi ne parleremo al tavolo, insomma, si cura coi minerali, insomma, fa delle cose. Che... Sono qua pieno, guarda. Sì, ma bene. E che cos'hai? I gioielli di famiglia li chiamiamo. I gioielli di famiglia non vogliamo sapere quali sono. Vedi, ad esempio, qui ho del quarzo rutilato.
ho il quarzo rotulato. Citrino. Quarzo rotulato per le ginocchia. Per, beh, questo... Però rotulato, vabbè. No. Dopo se vuoi te lo faccio vedere. No, grazie, grazie. Un'altra volta, un'ultima cosa. Filippa, avete risolto l'allagamento di casa? No, non abbiamo ancora il pavimento, ma settimana prossima. Sì, perché quest'estate c'è stata una cosa, cioè, non si sa come, solo lì da voi, diciamo, si sono sciolti i ghiacci per prima che nel mondo e siete stati inondati da... 2 metri d'acqua. Due metri cubi d'acqua. Tutto il mio studio devastato, non esiste più, quindi il luogo dove io mi chiudevo per fare queste cose... Meteoriti che hanno preso acqua, che hanno passato milioni di... Meteoriti che sono ferrosi, quindi a 4,5 miliardi di anni fa sono nati, sono attraversato l'universo, le cose sono arrivate nelle mie mani e si sono dissolti grazie all'umidità. Quindi del rubinetto che perdevo. Esatto. Grazie Fite, ci vediamo dopo, al tavolo. Grazie. Ciao Filippo, a dopo. Grazie Daniele. La faccia nascosta della luce, Mondadori.